Una convenzione siglata tra l'Accademia di Belle Arti e l'impresa Barattelli permetterà alla Scuola di Restauro dell'Accademia di partecipare al cantiere di restauro degli apparati decorativi di Palazzo Farinosi Branconi, di proprietà della Biper, che in passato è stato sede della presidenza della Regione Abruzzo. L'intervento di restauro, peraltro, è assolutamente innovativo e mai realizzato finora. L'accordo prevede l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento, curriculari e post-diploma. Si tratta della seconda convenzione messa in atto dall'Accademia Aquilana con soggetti privati. È importantissimo soprattutto per gli studenti che potranno avere la fortuna di partecipare a questo restauro, in particolare il primo studente che, come sapete, è già stato individuato e che addirittura farà la propria tesi di laurea sul restauro di questi affreschi. Quindi questa è ancora una volta la conferma che queste convenzioni, questi accordi previsti dal Ministero ovviamente funzionano e sono un'occasione molto importante anche per attirare l'interesse dei giovani studenti verso gli studi presso la nostra Accademia, perché l'Accademia è anche un luogo dove si creano posti di lavoro per il futuro. L'occasione è stata utile per presentare il restauro del palazzo, uno dei più importanti della città, sia sotto il profilo storico che artistico. Il cantiere è affidato a un'associazione temporanea di imprese, di cui fanno parte la CBM di Carpi, che sta intervenendo sul recupero della parte architettonica, e la Fratelli Ettore e Carlo Barattelli dell'Aquila, che sta restaurando gli imponenti apparati decorativi, 600-700 dell'edificio. L'intervento sugli apparati decorativi dell'edificio è quello più complesso e nuovo. Il ciclo della sala di San Clemente, in particolare gravemente danneggiato dal sisma del 2009, tanto da dover completare il stacco della Certi ancora in sito, sarà infatti restaurato ricomponendo migliaia di frammenti, ben 270, su supporto polimaterico tecnologicamente avanzato, che sul retro riprodurrà la conformazione del muro dove poi sarà ricollocato. Anche il restauro del resto dell'edificio sarà realizzato con tecnologie innovative in grado di restituire l'antico splendore del manufatto assieme al necessario miglioramento sismico. Sono iniziati da alcuni mesi, il lavoro è molto complesso perché stiamo mettendo in campo una tecnica praticamente mai utilizzata nel campo del restauro, che unisce la moderna tecnologia delle scansioni 3D e l'uso di fibre composite alla maestria delle restauratrici per la ricomposizione degli affreschi che purtroppo dopo il terremoto erano quasi venuti giù. Sono tutti raccolti in pezzi anche da pochi millimetri in 270 cassette e sarà un lavoro molto complesso che durerà circa 3 anni.